Veramente pochi minuti. Allora, i dati sono molto interessanti perché ti dicono che diciamo, il consumatore si sente incompetente. Questo già è un punto interessante. Il secondo è che reagisce a questa incompetenza cambiando continuamente gestore, cioè c'è più del 50% che ha cambiato, addirittura c'è un 20% che cambia gestore, ha cambiato gestore negli ultimi 5 anni 3 volte. Io vi parlo di uno che credo di essere uno dei più, non ho mai cambiato un gestore, ma esattamente perché faccio parte di quella parte incompetente e inattiva, invece vedo che dai dati c'è la reazione a questo non capire e cambiare. E il terzo dato è che il core come poco conosciuto. Allora, questi tre elementi, cioè un consumatore incompetente, un consumatore che reagisce all'incompetenza probabilmente con un cambio continuo, e il fatto che comunque un soggetto dell'ordinamento che è preposto a questo sia poco conosciuto, perché i dati ti dicono che il core è poco conosciuto, spiega benissimo l'utilità di avere un seminario di questo tipo. Prima di tutto perché significa che il pubblico ha uno spazio, cioè uno spazio di informazione, uno spazio di tutela di un consumatore appunto debole, eccetera. Secondo, perché anche la formula di fare un seminario, in qualche modo individuare negli avvocati dei diffusori di questi diritti, e cioè dei moltiplicatori di informazione da un lato, e dall'altro il fatto che questo seminario si fa qui, si fa a Rieti, si fa a Velletri, e quindi si cerca di coprire il territorio, secondo me è una scelta molto, molto intelligente, e che va proprio nel senso di configurare il Corecom sempre di più come un soggetto che tutela i diritti del consumatore in un segmento così sensibile, perché evidentemente quello dei dati, della telefonia è un segmento sensibile. Quindi da parte nostra pieno supporto a questa iniziativa. Mi piace notare un'altra cosa, e che noi viviamo molto spesso in una regione che è, cioè noi viviamo in una regione che è il centro, se vogliamo, delle istituzioni, il centro delle competenze, e molto spesso noi non le utilizziamo. Cioè, io vedo che molto spesso, io ho fatto prima il consigliere regionale, molto raramente vengono coinvolte le università nella redazione di atti normativi. Ora vedo qui Giovanni Calabro, ed è solo perché io sono stato all'antitrust che su alcune tematiche che mi sono capitate come consigliere regionale sono venuto all'antitrust a parlare, ma un fatto episodico e personale. Secondo me un punto molto interessante di questo seminario è il fatto che comunque configura una regione che si propone come un soggetto che sul territorio è anche il collettore di tanti attori istituzionali. Ci sono le università, c'è l'autorità garante, c'è l'autorità delle comunicazioni, ci sono, ho scorso il nome di molti dei partecipanti, insomma è molto qualificato, ma non solo nei soggetti, anche nella rete di interessi, di esperienze dalle quali provengono. Questo secondo me è importante, perché noi dobbiamo andare verso un sistema, io qui parlo proprio come assessore regionale, in cui non possiamo proporci singolarmente come regione, cioè come regione, come amministrazione, ma dobbiamo sempre di più sfruttare, tra virgolette, questa rete di competenze e di professionalità che ci sono. Perché io penso che la Regione Lazio, proprio per questa prossimità con i ministeri, con le autorità, con le università, debba porsi l'ambizione di diventare proprio una regione, tra virgolette, traino rispetto a tutte le innovazioni. Cioè, quale regione più del Lazio deve essere quella che prova, tra virgolette, un nuovo modello amministrativo, che prova, tra virgolette, una nuova regolamentazione? Allora, Noi probabilmente i maggiori successi che abbiamo avuto negli scorsi 5 anni, e parlo fondamentalmente del successo che abbiamo avuto nel risanamento del bilancio, è proprio legato al rapporto che noi abbiamo
sviluppato col Ministero dell'Economia, anche qui legato ad una persona. Il nostro assessore al bilancio prima era un funzionario del Ministero dell'Economia, però ti fa capire che la qualità del governo di una regione è funzione del rapporto che stabilisce con gli operatori amministrativi e non solo amministrativi che sono nel territorio. Quindi secondo me questo seminario è interessante per il tema, perché tocca una questione che i numeri si incaricano di dirci è centrale, ma anche per il metodo utilizzato, perché secondo me fa vedere una regione pienamente aperta e in connessione con tutto quello che c'è nel nostro tessuto intellettuale e amministrativo. E penso che sia lo spirito giusto per vivere una responsabilità pubblica come quella che il presidente Petruccio e il sottoscritto hanno in questi anni. Quindi buon lavoro a tutti.